Bruno, terza puntata, l'atomismo, no, atomistico, semmai mistico, semmai mistico, no. Diciamo così, animistico, l'atomismo animistico e la meta matematica. Allora, dall'ontologia, che al tempo stesso, o metafisica, che al tempo stesso è una teologia, alla cosmologia. Allora, la conseguenza cosmologica immediata della ontologia di Bruno è l'infinitezza attuale, l'infinità attuale dell'universo. Dunque, in questo senso, Bruno riprende Cusano, ma lo radicalizza, perché per lui, in quanto coincide con Dio, col Dio insito in tutte le cose, l'universo è attualmente infinito, è completamente, pienamente, compiutamente infinito. Va oltre Cusano, e se volete invece, nel senso che va indietro, molto più indietro, appunto, riprende la tesi dei materialisti antichi, di Democrito, di Epicuro, per sostenere, perché anche loro sostenevano, avevano sostenuto, per primi, forse in realtà per primo era stato forse Anassimandro, vi ricordate, il successore di Talete, quindi addirittura il secondo filosofo della storia della filosofia, diciamo, classica, canonica. Però di lui abbiamo solo delle testimonianze indirette, quindi la sua tesi della presenza di infiniti mondi è testimoniata, ma non è accertata. Invece Bruno conosceva la tesi di Democrito e di Epicuro attraverso il De Rerum Natura di Lucrezio, che era stato riscoperto, mi sembra, dall'umanista, se non sbaglio, Poggio Bracciolini, era stato riscoperto in uno scantinato di un monastero svizzero. Sapete, Lucrezio l'avete già fatto? Ma lo dovete fare quest'anno. Sì, comunque, già vi avevo detto, ma poi così. Lucrezio scrive un poema, De Rerum Natura, in cui traduce in poesia la filosofia di Epicuro, che a sua volta a livello della fisica riproponeva la cosmologia di Democrito. Allora, Bruno, in questo senso, sostiene, come Epicuro, come Democrito, che l'universo è infinito non solo perché è estensivamente infinito, ma anche perché è intensivamente infinito, ossia è costituito da infiniti mondi, cioè infiniti sistemi solari, sistemi planetari, infiniti astri, infiniti esseri viventi, perché anche gli astri sono esseri viventi, ma poi ospitano altri esseri viventi, che siano animali, piante o minerali, poco importa, tutto è vivente. Dunque un'infinità, un brulichio sterminato di esseri viventi, non solo sulla Terra, ma su tutti gli astri. Bene, però questa concezione cosmologica ve l'accenno soltanto perché poi ci sono molte altre tesi interessanti, ma rientrano nel processo della
rivoluzione astronomica. Quindi ne riparleremo quando, appunto, finito Bruno, affronteremo il tema centrale nel programma di quest'anno della rivoluzione scientifica moderna, che comincia a livello astronomico, nell'ambito dell'astronomia, quindi comincia come rivoluzione astronomica. E Bruno, appunto, con le sue tesi cosmologiche, ma anche astronomiche, fu uno dei protagonisti, insieme a Copernico, insieme a Tycho Brahe, insieme a Keplero, a Galileo, e poi alla fine a Newton, fu uno dei protagonisti della rivoluzione astronomica e quindi dell'innesco, quantomeno, della rivoluzione scientifica moderna. Rimandato quindi questo discorso, diciamo, di taglio astronomico a una futura lezione, adesso invece ci concentriamo su un altro aspetto sempre della cosmologia, ma non di tipo astronomico, di tipo, possiamo dire, proprio squisitamente fisico della cosmologia di Bruno, ovvero innanzitutto l'atomismo. Democrito e poi Epicuro erano materialisti atomistici. Democrito aveva sostenuto che tutta la realtà è materia. La materia è composta da particelle elementari che non possono essere ulteriormente ridotte, ulteriormente divise. La materia si divide, ma fino a un certo punto, fino ai suoi costituenti primi indivisibili. Gli indivisibili, in greco atoma. Atoma, ricordate, significa non divisibile, senza divisibilità, senza divisione. Bruno riprende anche questa teoria degli antichi materialisti, però, come vedremo, la fonde con la teoria pitagorica dei numeri e degli enti geometrici. Non solo, poi la fonde anche con la teoria platonica neoplatonica dell'anima. Bene, per questo appunto l'atomismo animistico. È mistico perché comunque poi anche l'anima è un'emanazione della mente, cioè di Dio. Ma andiamo adesso, entriamo un po' più nel dettaglio. Allora, tutta la materia, secondo Giordano Bruno, è costituita da particelle prime indivisibili che corrispondono a dei punti sferici, a un'estensione minima di un punto, quindi sono delle altrettante sfere microscopiche, tutte uguali. Dunque, da un lato certo c'è una somiglianza con Democrito, ma dall'altro lato, ricordiamoci, per Democrito gli indivisibili avevano invece forme diverse. Invece per lui sono tutti gli atomi sono sferici, sono delle unità. Questo, in realtà, da questo punto di vista, Bruno si rifà all'antico pitagorismo. Forse ricordate che per i pitagorici il numero 1 corrisponde al punto, e il punto 1 è anche il grumo fondamentale di tutte le cose fisiche, l'elemento minimo di tutte le cose fisiche. Tutte le cose fisiche sono addizioni o moltiplicazioni di punti 1. Il 2 sono 2 punti, il 3 sono 3 punti, ok?
I punti hanno, non sono punti senza dimensioni, come poi per Euclide, sono punti con una dimensione minima, sono appunto minimi. E Bruno sostiene proprio questa, ripropone questa tesi, cioè gli atomi sono punti minimi, perfettamente circolari o sferici. Democrito aveva sostenuto che gli atomi erano dotati intrinsecamente di moto. Per Bruno, anche per Bruno è così, però secondo Bruno il moto non si spiega se non si attribuisce agli atomi, o ai minimi, lui li chiama anche minimi, se non si attribuisce loro una energia. Sono quindi in questo senso, a differenza che per Democrito, invece un senso molto più platonico, neoplatonico, e qui siamo appunto nel, no, vedete il sincretismo, e sono dei centri di energia, dei punti energetici, in quanto sono animati. Che cos'è il loro motore? È la loro anima. O meglio, questi punti atomi continuamente si aggregano, si disgregano, si combinano, si scombinano, si ricombinano a formare tutti i corpi. In base a delle anime individuali. Il principio di aggregazione, disgregazione, il principio di organizzazione, di insiemi di atomi, ovvero di minimi, è un'anima individuale. Un'anima individuale che, come per Plotino, era una sfaccettatura dell'unica anima del mondo, come anche per Ficino, che aveva ripreso appunto a sua volta Plotino. Dunque, questo, in questa maniera Bruno spiega perché ci sono corpi diversi, perché appunto gli essenti viventi sono diversissimi tra di loro, perché appunto il cosmo è uno spettacolo di varietà, uno spettacolo di varietà in tutti i sensi. Voi direte, perché ne aveva bisogno? Scusatemi, cosa abbiamo detto prima? Che tutte le cose sono aggregati di atomi minimi che sono però tutti uguali. Allora, come si spiega la diversità? La diversità si spiega perché ogni aggregazione, quindi ogni corpo, è ordinato da un'anima individuale che ha un proprio, che rappresenta uno specifico principio di organizzazione, un modo d'ordine, un tipo d'ordine diverso da tanti altri tipi d'ordine. Ogni anima ha un suo tipo d'ordine, che può essere simile, ma non mai uguale. Per esempio, ogni anima individuale umana, ma questo vale anche per il granito, per una montagna, per quello che volete, ogni anima individuale umana ha un tipo d'ordine che è simile al tipo d'ordine delle altre anime individuali umane, ma che ha anche qualcosa di diverso, di specifico. Per Bruno non solo le anime sono individualizzate, ma
le stesse idee sono individualizzate. Per lui esistono, a differenza che per Platone, esistono idee anche individuali, non solo l'idea di uomo, ma anche l'idea di Socrate, l'idea di Platone, l'idea eccetera, di Aristotele, l'idea di Mario Rossi, l'idea di quello che vuole. Oh, allora, in questa maniera si spiega come dall'unità derivi la molteplicità, ma anche come dalla quiete totale, dalla permanenza totale, dalla stabilità totale, deriva invece il divenire, il mutamento incessante, il più frenetico dei mutamenti. Perché l'universo vita materiale, la materia vita in cui l'universo consiste, è un continuo cambiamento. Benché nella sua totalità sia assolutamente immobile. Ma appunto, come si spiega il cambiamento? Si spiega in base alla tesi della trasmigrazione delle anime, no, una tesi proprio interpretata in senso cosmico. Tutte le anime individuali continuamente passano da un'aggregazione a un'altra aggregazione. Quindi questo passaggio implica ovviamente la morte, ovvero la distruzione, ma non è altro che la premessa di una ricostruzione, di una rinascita. Quindi questo senso di divenire cosmico per Bruno è un continuo ciclo di nascita, morte e risurrezione, nascita, morte e rinascita. Le anime individuali di tutte le cose, diciamo, per un certo lasso di tempo aggregano in un certo modo alcuni atomi, alcuni, e poi invece abbandonano quell'aggregazione e danno vita a un'altra aggregazione. Bene, l'anima, allora, tutte le anime, abbiamo detto, comunque sono individuali, ma sono anche sfaccettature individuali di una stessa unica anima universale, che è tra l'altro una emanazione della mente divina, della mente Dio. E in questo senso Bruno dà all'anima, e quindi anche alle anime, all'anima del mondo e quindi anche alle anime individuali, un aspetto fisico, quello della luce. Le anime sono luce, ma non luce, non è la luce solare, è, diciamo, una metaluce, una luce di livello superiore, originario, primario, luce divina, perché appunto la monade Dio, l'uno Dio infinito, è luce divina. Abbiamo detto che lui stesso è materiale, Dio stesso è materiale, la sua materialità consiste in questa luce divina, che poi si trasmette alla mente, naturalmente alla sua mente e all'anima, e quindi a tutte le anime. In un certo senso tutte le anime sono raggi della luce divina. E quindi, no, gli aggregati degli atomi sono avvolti, organizzati da un raggio di luce divina. Beh, questo può far venire in mente il campo elettromagnetico. Voi avete già, no, non avete ancora, però sapete che nel momento in cui, certo, noi vediamo qualsiasi tipo di luce, ovviamente la scienza non sostiene una luce divina,
però qualsiasi tipo di luce, la luce che vediamo è una vibrazione di un campo elettromagnetico, uno dei quattro campi, delle quattro forze fondamentali dell'universo secondo la fisica attuale, il campo elettromagnetico che poi studiate. E il campo elettromagnetico effettivamente pervade l'intero universo, pervade l'intero spazio. Lo spazio per Bruno in un certo senso è vuoto, ovvero è vuoto nel senso che non vi è presenza di atomi, cioè di particelle elementari di materia, diciamo di materia fondamentale. Ma non è vuoto perché è comunque pervaso di luce divina, che coincide con l'anima del mondo, che ovviamente è presente in tutto l'universo, in tutto l'infinito universo. È la presenza di Dio in tutto l'infinito universo. Ci siete? Anche in questo caso Bruno in parte segue la lezione di Democrito. Per Democrito esisteva il vuoto, ma il vuoto per lui era spazio, con spazio assolutamente senza nulla. Invece per Bruno è spazio occupato dall'anima luce divina, che appunto noi possiamo riportare, attualizzare questa concezione con il campo elettromagnetico. Effettivamente l'intero spazio, i fotoni sono dappertutto, quindi il campo elettromagnetico è dappertutto. Benissimo. Veniamo alla metamatematica, cioè una matematica ma di livello superiore. Non è la matematica euclidea, è anche, ma è oltre, diciamo, sono i principi matematici della matematica normale, quella che si studia a scuola. Dunque è una matematica ancora più ideale, ancora più di livello superiore. Ma perché? Per spiegare in modo più scientifico l'ordine che regna nell'universo, l'ordine in base al quale tutte le cose si differenziano, nascono, muoiono e rinascono. Per spiegare appunto ciò che è invece stabile, permanente. Per spiegarlo in termini scientifici. In altre parole, no, per scoprire la grande legge unitaria, eterna, immodificabile dell'universo. Allora, prima abbiamo detto che i processi di differenziazione, aggregazione, disgregazione, quindi sia la molteplicità sia il cambiamento, il mutamento, sono orchestrati dall'anima luce divina, o meglio, dalle anime, raggi di luce divina. Ok? Adesso Bruno sta cercando di scoprire qual è l'ordine, la legge di moltiplicazione e di mutamento dei raggi, delle anime individuali, raggi di luce divina.
E in questo caso, quanto ci manca? Beh, cosa dice? Ce la facciamo. In questo caso si rifà ancora una volta alla matematica pitagorica, che non era solo una matematica quantitativa, ma anche una matematica qualitativa. Allora, la prima differenza della metamatematica rispetto alla matematica, diciamo così, scolastica, è che la metamatematica non è solo quantità, ma è anche qualità. Non spiega solo la quantità, ma anche le qualità, o meglio, spiega le proprietà quantitative in relazione, no? in connessione con quelle qualitative e viceversa. L'interazione, la corrispondenza tra proprietà quantitative e proprietà qualitative. Perché? Perché secondo Bruno, e questo sarà un elemento di rottura, di differenza profonda rispetto poi ai presupposti della rivoluzione scientifica moderna, secondo Bruno la realtà, in quanto è materia vita, è anche, se non soprattutto, qualitativa. E dunque una matematica meramente quantitativa non può spiegare la realtà, è parziale, è unilaterale. Bruno non avrebbe potuto conoscerla, ma perché muore prima, no? Ma se avesse conosciuto la legge di gravità di Newton, che è una formula matematica, l'avrebbe giudicata incompleta, perché delle leggi matematiche puramente quantitative, secondo Bruno, non possono spiegare la ricchezza della realtà materiale in quanto vivente. Dunque occorre una metamatematica che Bruno riprende dai pitagorici, in particolare dalla decade. I pitagorici appunto avevano dato ai primi 10 numeri, vi ricordate, la tetractis, addirittura un significato divino, quindi 1, 2, 3 eccetera fino al 10. La decade, Platone aveva ripreso questa concezione, vi ricordate Platone? L'uno, la diade, l'uno unità, principio di determinazione, la diade, l'infinitamente, dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo, la dualità di infinitamente grande e infinitamente piccolo, e quindi il principio dell'infinitezza però indeterminata, insieme interagiscono e producono i numeri ideali, cioè la decade pitagorica. La monade, va bene, la monade è appunto l'uno, il due, appunto, la diade, la dualità. Allora, per i pitagorici questi numeri hanno anche una valenza qualitativa, simbolica qualitativa. Allora, l'uno da un lato è un numero, dall'altro al tempo stesso l'unità geometrica, il punto, e quindi è la matrice di tutti i numeri non sono altro che moltiplicazioni, o meglio, somme di 1, tutte le figure geometriche sono somme di punti, l'uno dunque è in questo senso il principio fondamentale, la monade è Dio infinito, è Dio nella sua totalità infinita attuale, in quanto principio matrice di tutte le cose. Ma subito dopo viene il 2, la dualità per esempio di forma e materia, di potenza e di atto. Questo
Quindi tutto è un'unità assoluta, ma anche una molteplicità. È il principio della molteplicità, è il fondamento della differenziazione e quindi poi anche del cambiamento. È il fondamento della infinita varietà degli esseri viventi, ma anche del loro infinito mutamento. Il 3 corrisponde, dice Bruno, ai principi del vero, del bene, e sempre dell'unità, però, di tutte le cose. Delle cose, non del... tutte le cose in quanto sono dei piccoli uno, delle piccole unità, in quanto organizzate unitariamente da un'anima individuale, raggio di luce divina. Questi sono i trascendentali di Tommaso, recupera i trascendentali di Tommaso, vi ricordate? L'uno, il vero, il bene, la tetrade, cioè il 4, e qui aggiunge anche, sono sempre i trascendentali con anche il bello, ma sono anche, per esempio, i quattro generi, i quattro livelli della conoscenza platonica: l'immaginazione, la credenza, la ragione, l'intelletto. Ma sono anche i quattro elementi geometrici fondamentali, i primi quattro numeri, ma i quattro elementi geometrici fondamentali, perché sono il punto, la linea, la figura piana e la figura solida. E così via. Per concludere, qui arriviamo proprio al punto anche più difficile da capire e da interpretare, la metamatematica di Bruno include anche, in quanto appunto deve dar ragione delle qualità che caratterizzano l'universo, include anche le immagini e il linguaggio verbale, cioè a ogni numero e quindi anche a ogni formula matematica deve corrispondere, secondo Giordano Bruno, un'immagine, nel senso proprio un'immagine pittorica. Per esempio, lui fa l'esempio di alcuni antichi templi greci, adesso al di là dei suoi esempi specifici, ricordiamoci per esempio che il Partenone fu costruito anche sulla base del cosiddetto numero aureo, no? Della cosiddetta la proporzione aurea, la sezione aurea, eccetera. Quindi base, però quella era una, che poi fu chiamata divina proporzione nel Rinascimento, quella appunto è una formula matematica, una proporzione matematica, che però deve avere una forma sensibile, non può esistere senza essere incarnata in una forma sensibile. In questo senso un tempio greco, piuttosto che, è l'espressione completa di una regola matematica, di una formula matematica, di un'espressione, di un'equazione, diciamo pure, di un'equazione matematica. Cioè le equazioni matematiche, concludo, che governano il divenire dell'universo sono altrettante immagini sensibili, pittoriche, concrete, devono essere da noi comprese anche attraverso appunto altrettante immagini, in un certo senso, anche se lui non le accetta, poi concludo, come i segni zodiacali. Avete presente il Sagittario,
sì. No. No, certo che abbiamo presente. Com'è? Abbiamo presente tutti. Ok. Ma poi c'era anche il linguaggio, ma pazienza. Buon sabato del villaggio!